Questo documentario viene da Berlinale, dove ha avuto la sua prima europea, ed è stato applauditissimo per moltissime ragioni. A, perché è un documentario molto molto bello. Abbiamo qui una delle due registe, si chiama Darisha Kai. Straordinario, che sta avendo un successo davvero strepitoso, e che parla che ci narra, che ci racconta, che ci tratteggia un personaggio altrettanto eccezionale, cioè Chavela Vargas, cantante messicana, cantante combattente, un simbolo, e in più io vi vorrei dire una grande amante del Messico, delle donne e della tequila. Però possiamo anche invertire l'ordine, possiamo dire una grande amante della tequila, delle donne e del Messico, come infatti poi il documentario ci mostrerà, perché ci aveva attraversato anche dei momenti brutti, insomma, di alcolismo, di condotta pericolosa, e poi è stata, diciamo, recuperata da Pedro Almodóvar, che poi dopo appunto credo una quindicina d'anni, di 12 anni di fermo, insomma, l'ha riportata alla ribalta in Spagna, eccetera. E adesso io vorrei chiedere a Darisha di dirci per favore le cose che ha detto a Berlinale. Siccome il Messico chiaramente gioca un grande ruolo in questo film, come ovvio, ecco, vorrei chiederle che cosa sta succedendo in Messico, siccome il pubblico di Berlino ha molto apprezzato quello che lei ha detto in merito alla questione del muro, Trump, eccetera, eccetera, mi piacerebbe che anche Milano ascoltasse questo discorso. So, hello everybody, thank you so much for being here. Thank you to Miss Milan for inviting our film here, for inviting me to be here tonight. I'm very grateful. Allora, grazie di averla invitata, grazie per essere qui a Milano, molto grata. Of course, when we made this film, we started it in 2015 and we had no idea that Trump would be elected. That was such a bad surprise. Allora, loro hanno cominciato a girare questo film nel 2015, quindi non avevano nessuna idea che Trump sarebbe stato eletto, e questa è stata una bruttissima sorpresa. But you know, it was interesting how things sort of the synchronicity of things, because making this film about Chavela Vargas, we had no idea that it would be so appropriate for the times in which it was released. Quindi è stata una questione, diciamo, di sincronia, perché quando hanno fatto questo film non avevano idea di quelli che sarebbero stati i tempi della realizzazione, e invece, come diciamo noi, è caduto a fagiolo. This film is about collaboration, about the relationships of an artist who overcame barriers, who became international because she was able to touch the hearts of people everywhere. Questo è un film che parla della collaborazione e del modo in cui un artista, appunto Chavela, è stata capace di infrangere le barriere e di toccare i cuori ovunque, dappertutto. We don't, Catherine and I don't think that there will be a wall, but if there is, we know Chavela will knock it down. Se lei dice che Catherine, l'altra regista, e lei non credono che ci sarà un muro, il muro di Trump. Ma se ci fosse, Chavela lo butterebbe giù. The film. Grazie. Chavela, the film for us was more of a way of showing how much we loved this woman, this artist, as an artist and as a person. Questo film è stato un modo per loro di far vedere quanto hanno amato questa donna, come donna e come artista. She didn't let anything stand in her way. Nothing. Non ha lasciato nessuna cosa non detta nella sua vita. Niente. Not the cultural norms of her day, which she started in the 1940s and 50s, wearing pants, drinking tequila, smoking cigars, carrying a pistol and singing love songs to women.
Sì, perché va detto che Chavela, non l'abbiamo detto, ma è nata nel 1919 ed è morta nel 2012, quindi ha attraversato praticamente un secolo. E dice Berisha che non si è risparmiata assolutamente niente, ha amato le donne, ha bevuto, portava sempre un revolver sotto il poncio e tutte cose così. Di cantando canzoni e ha cantato, cantando canzone per, sempre per le donne, perché lei si è sempre rifiutata di cambiare i pronomi delle canzoni che cantava. So she didn't see these barriers that society wanted to put in front of her. She just, like I said, she broke through them. Lei non vedeva le barriere che la società le poneva, semplicemente le buttava giù. So I think that just like she did in life, she's going to keep doing it in death. E quindi come l'ha fatto nella sua vita, continuerà a farlo anche da morta. Chavela ha avuto due amanti importanti e abbastanza famose, lo vedremo adesso, il documentario ce le mostra. Una è Frida Kahlo e l'altra è Ava Gardner, giusto per dirvi il personaggio. Allora, buona visione, un film bellissimo. Buona visione.